Bambi, mi fai la pizza? La pizza? La pizza. Ma hai già fatto lo sgarro ieri sera? Fa niente, voglio ancora mangiare la pizza perché non la posso mangiare. La pizza. Voglio ancora la Come faccio a pizza. farti la pizza? Io Non non lo c'ho so, mica l'idea. inventati qualcosa, fammi una pizza perché io voglio la pizza. Voglio la pizza. Voglio la pizza. Non una pizza Ragazzi, in faccia, la vuole la pizza? pizza. Stavo per dirgli Mica che questo. mi dai una Voglio. pizza in Adesso gli faccia. arriva una pizza. Eccola. No, la pizza, Vuole vuoi la la pizza? pizza? Allora, bisogna vedere che cosa abbiamo in frigorifero. Vediamo un po'. Vai. Vediamo un po' che cosa c'è qua. Cos'è che abbiamo? Allora. Allora, la Barbara sta Ma scrutando nel mio allora, a frigo. me è venuta in mente una cosa che si potrebbe fare più che la pizza, visto che hai già fatto lo sgarro, ma basta. Se no ti Ecco. viene la panza più che la pizza. Assolutamente no, non ci penso neanche, a me non mi viene la panza. Facciamo una pizza proteica. Proviamo? Va bene, ma con cosa? Sì. Allora, qui ho visto che ci sono dei fiocchi di latte e possono Sì, ci andare sono lì bene. perché sono lì, lì doveva mangiare mia figlia e non li ha mangiati. Ok, fiocchi di latte vanno bene. Poi c'è anche del tonno. Quello dovevo fargli la pasta e tonno a mio figlio, poi Pasta e non sono tonno. venuti a cena e non ho fatto niente. Allora, facciamo così. Allora, questi li usiamo. Tra l'altro, questi sono anche fiocchi di latte senza Sì, lattosio. perché c'è un po' di Un po' intolleranza. di intolleranza, sì, esatto. Se c'è qualcuno che avesse intolleranza, questi sono buoni. E ovviamente il tonno. Rigorosamente al naturale. Perché anche mio figlio l'ho messo a stecchetta. Esatto. E la base semplicemente la possiamo fare in un modo interessante. Allora, questa è una base che si usa sia per fare la pizza fit, le pizze proteiche, le pizze di questo genere, ragazzi, le pizze fit. La nostra si chiama la pizza di Alberto e Barbara. La pizza A e B, e A, B, B e A, A e B. A, B. Comunque, facciamola breve. Facciamo sta pizza con la base di albume d'uovo e farina. Si può usare la farina di qualunque tipo. Noi abbiamo quella di avena che secondo me viene anche più Noi la saporita. utilizziamo per fare i pancake di Esatto, sì, solito. esatto. Viene praticamente la base di un pancake. Volendo potete usare la farina di riso, la farina 00, la farina che vi pare. Io preferisco quella di avena perché è un po' più Esatto. saporita. Quella d'avena è più saporita, ha più fibre e più proteica. E, facciamo questa specie di. Ovviamente la cuciniamo in padella, perché ragazzi si può fare anche in forno. Adesso non è il momento di. Adesso Poi non. il mio non è un forno normale. Esatto, il suo è un forno praticamente di quelli dove ci stanno i tacchini americani da 8 kg Esatto, per è un coscia, forno cioè un forno gigantesco. che ci sta dentro anche lui. E quindi se accendiamo quello andiamo al rosso pure noi due, non, no. Allora, però volendo, se volete farlo al forno a casa vostra potete e lo fate Si può fare, si velocemente. può fare. Noi utilizziamo i fiocchi di latte così non abbiamo da far sciogliere la mozzarella in forno, eccetera, ma lo potete fare con la mozzarella light, Certo. che diventa molto. Allora, il topping, ragazzi, noi abbiamo questi ingredienti adesso, verdure, il prosciutto. Con il tonno ci stanno bene anche le cipolle, a chi piacciono le Sì. cipolle, tonno e cipolle senza magari il formaggio, oppure con la mozzarella sotto e il tonno, ovviamente Una useremo. passata perché l'ho presa sempre per mio figlio per fargli la pasta al tonno, però lui non si è visto e ciao. Passata di pomodoro, salsa di pomodoro Sì, l'ho ciliegino, questa visto, mi piaceva e l'ho presa. deve essere buona questa, sì. E basta, pochi ingredienti, quindi albume d'uovo, farina del genere che volete voi, noi farina d'avena. Il topping che vi pare, noi stiamo usando la passata di pomodoro, i fiocchi di latte senza lattosio e il tonno senza olio, quindi al Esatto. naturale. Vediamo cosa viene fuori. E la pentola come. Allora, pentola, siccome dobbiamo fare un pancake, la padella deve essere unta a sufficienza per poter girare poi il pancake. Allora, dimmi cosa devo fare che io comincio. Allora, se avete uno spray tipo il pump spray che ha Si zero può calorie, lo utilizzare. usate, sprayate sulla Se no, padella. fate così come faccio io Se adesso. no, semplicemente prendete un po' di olio, uno Scottex e l'eccedenza Io la metto porto dentro un indietro. pochettino di olio, buono tra l'altro questo. Esatto. Ok, la sporco, adesso gli giro intorno la Scottex.
Faglielo vedere se non lo Faccio vedere vedono. così si fa, guardate. Lo si spalma e lo spalmiamo anche un po' sui lati, così. Esatto. Basta, se no ne tiriamo via troppo. Ok. Ok. La padella è È pronta. pronta. Via. Allora, siamo pronti con gli ingredienti. Allora, farina d'avena. Farina d'avena. Allora, metto 100 grammi di farina d'avena. 100, non No 101, no 99. 100, 100, un attimo che ci siamo. 90, 100, guardate, perfetto, perfettissimo. Allora, 100, 100. Poi 100, 100. Poi. prendiamo l'albume. Alberto in ciabatte, ragazzi. Scusate, vabbè, fa niente, non Ti guardate hanno le mie beccato. ciabatte. Le mie ciabatte Ti super. hanno Ok, mettiamo 300, beccato. 300, sono comodo, sono a casa, certo. 300 e intanto io girerei piano piano perché così almeno non Sì, si... sì. Di Allora, 300 di... albume d'uovo. Noi usiamo l'albume d'uovo già pastorizzato, è più comodo, Si eh. può usare anche il mini pinner, eh? Si può usare anche il mini pimer assolutamente, ma potete usare anche l'albume delle uova. Noi usiamo questo perché buttare via il cibo a me è una cosa che disturba sempre e non va bene. Per cui sono 300 ml di albume. 297, dai, va bene lo Va stesso. bene, va bene, Allora, adesso giriamo. va bene. Facciamo il nostro composto che deve venire abbastanza liquido, ragazzi, perché dobbiamo cuocerlo come se fosse veramente un pancake. Allora, c'è chi utilizza anche un pizzico di lievito. Io lo eviterei perché sinceramente non è necessario, ma voleste una, diciamo, una base di pizza un po' tipo alla napoletana, un po' più sviluppata, mettete dentro un pizzico anche di bicarbonato o di lievito e fate lievitare, ok? Quanto va girato? Basta. Chef. Una volta che non ci sono più i grumazzi, siamo Ce n'era pronti. uno lì, l'abbiamo tolto. Boh. Ok. Ok, andiamo. Perfetto. Adesso andiamo in cottura. Siamo in cottura. Adesso Barbie. Allora, intanto accendiamo il primo fuoco per scaldare un po' la passata di pomodoro, perché siccome non lo facciamo in padella, evitiamo di tenere troppo Mamma, deve essere una il bontà questa pancake. Sì, passata, deve essere buonissima. Non perché viene giù perché è un po' densa. è bella, buona, madonna, chissà che pasta al tonno che veniva fuori. Qui viene buono. Ma dopo Ma ce la tanto. metti tutta? Eh sì, poi dopo tanto te lo tieni Ah, già pronto. ok, Ci puoi fare tranquillamente la perfetto. C'è pasta ancora dopo. dentro? Vuoi dargli una ciucciatina? No, vabbè, al limite. Allora, Successione. abbassiamo perché Abbassa sennò pure un po'. Ok, Ok, adesso diamo un'aromatina alla salsa. un'aromatina si dice adesso, Sì, una romanata. un'aromatina è proprio bella densa. Deve essere una Qui limingue. basta che andate a bollore e la salsa è pronta, non Perfetto. dovete fare niente di che. Se volete evitare questo passaggio, semplicemente la mettete sulla pizza. Se la fate in forno, non c'è bisogno di fare questo passaggio. Mettete la salsa di pomodoro e poi la mettete in forno. Noi facendolo in padella evitiamo di tenerlo Mamma, senti troppo. che profumo, si sente un Se profumo incredibile. volete Allora. prendere anche una fogliolina di basilico e metterla dentro, a me sembrava di che ci fosse questa passata in verde. No, forse c'è, no, no, c'è il basilico. C'è il C'è anche il basilico. basilico. Ah, perfetto, perfetto, Mamma, che profumo! perfetto. Ma è buona? Fa un profumo stupendo. Sì, si potrebbe assaggiare. Assaggio. Assaggio, Senza voi non scordarti. vedete, ma io assaggio. Roberto, l'assaggio. Mamma mia, ragazzi, che Buono. buono. Mamma, che buono. Ok, questo è pronto. Oddio. Adesso andiamo sul pancake. Ok. Sempre che riusciamo a accendere il Sì, devi focaccio. tenerlo schiacciato. Allora, ci Ecco, buttiamo dentro mi sposto leggermente il così nostro si vede meglio il composto tutto. e lo lasciamo cuocere. Se avete un coperchio potete utilizzare anche il Io ce l'ho coperchio. dentro là se vuoi. Dentro là In alto dove? sulla credenza, sopra lì. Qua. Apri. Sì, apri. Quel coperchio lì di dietro non è perfetto per la pentola, però può andare bene. Secondo me è sufficiente.
No, va bene, perfetto, Lo grazie. cuociamo così un attimo e vediamo che cosa succede. Allora, il pancake, cioè la base per la pizza, è quasi pronta. Diciamo così, direi che è pronta. Ancora un secondino. Deve diventare bella ferma, ok? Se è un po' molliccia, soprattutto al centro, aspettate ancora un secondo. Ovviamente se la fate in forno, 5-6 minuti, poi dipende anche dal vostro forno, e vedete quando la consistenza comincia a diventare bella dorata, diciamo la base è pronta. È bella rotonda. È bella rotonda, sembra proprio la base della Eh pizza. sì. Io Va direi che ci siamo. bene, io sì, anch'io. Allora, adesso ci mettiamo la nostra bella base per la pizza qua, sul bel piattino. Vai, che spettacolo. Che spettacolo. Adesso, prima di tutto, pomodoro. Questo pomodoro, ragazzi, fa venire una voglia di mangiare la pasta al pomodoro che è incredibile. Ci mettiamo sul nostro pomodoro, lo spandiamo bene. Ne vuoi tanto o Ma un pochino, io direi che possiamo anche non abbondare esageratamente, però poco? Però ci deve ci deve essere. essere un po' di pomodoro. Poi quello che avanza, tanto mi ci faccio Ce la fa la col pappa? riso o la pasta. Qui ci stanno bene così, poi Sì, ancora va un po'. bene. No, no, va bene, va bene, va bene. Vedete che va bene. Ok. Qui ci stanno bene, secondo me, gli spaghetti con questo Eh sì, sughetto. direi proprio di sì. Adesso noi abbiamo Cosa? il nostro tonno. Il tonno l'abbiamo già sgocciolato, è il tonno al naturale, ovviamente, ragazzi, eh. Vi piace il tonno sott'olio, usate quello sott'olio, però noi cerchiamo di fare una cosa un po' più light e una scatoletta piccola è più che sufficiente, direi. Poi, ripeto, se volete aggiungere delle verdure, il topping è proprio a vostra discrezione, a vostro piacimento. Adesso questo era quello che avevamo nel frigorifero, per cui Sì. ce lo facciamo La bastare. spargiamo un Lo po'. spargiamo un po', picchi track. Zacca, ma che bello. E adesso manca ancora La parte. la parte del formaggino, ok, e ci mettiamo su il nostro fiocchino di latte, che girerei un attimino, fiocco di latte per chi ha problemi di pancia. Esatto. Questi sono molto buoni, devo dire, belli consistenti, ma Senti che profumo anche di questi, sì, si sente un pazzesco, profumo incredibile. si sente un profumo pazzesco. Mettete un po' qua, un po' in là, così. E beh, una bella pizza dietetica però, dai. È una bella pizza dietetica, questa è anche bella gustosa. Cioè, proprio, direi proprio di sì. Sembra quasi una pizza gourmet, ragazzi. Sì. Ma che bella, ma che Ma che bella. bello, ma che bello, Ci ma che manca la fogliolina, cazzo, ci manca la bello. Che fogliolina di. spettacolo, che Ci bella. manca la fogliolina di basilico, ma Direi direi che che ci siamo. Che dici? sì, io direi di sì. Sì, Ancora un pizzichino qui e direi che la nostra base della pizza è fatta. ottima, ottima, ma che bella faccia. Vado più nel dettaglio, Sì, guardate. inquadra un attimo che ci facciamo una bella copertina, fermo lì. La inquadro via la manina, Barbara, se no, ok, così va bene. Ok, Bella. buonissima, deve essere anche buonissima, va assaggiata. Ragazzi, la pizza proteica è È pronta. pronta, è pronta, è pronta, però bisognerebbe. La proviamo? Proviamo a assaggiarla. Sì, ci manca il tocco verde. Tocchettino verde, però così è bella, Bella, allora, da bella. vedere, da ammirare, Sì, bellissima. Adesso proviamo a molto. vedere. Vediamo, all'assaggio. Alberto, All'assaggio. all'assaggio. Forchetta, coltello. Vediamo. Allora. Facciamo un giro così per fare le cose fatte bene. Sì, c'è anche una bella consistenza del pancake, sembra. E sembra proprio una pizza, ragazzi. Guardate. Buona. È buona. È buona. È buona. Bada come fuma, diceva Si sente il qualcuno. pomodoro in una maniera. Questa passata di pomodoro qui è pazzesca. Ho sentito il profumo quando l'ho È stappata. leggera, va giù Sì. benissimo. Posso mangiare un po' un pezzo? Certo, tua.
Voleva la pizza e gliel'abbiamo fatta, no? Io non, quando dico una cosa, non faccio finta, eh. È tua, è tutta tua. Quindi ragazzi, è semplicissimo, avete visto, ci abbiamo messo 5 minuti. Allora, ingredienti di base sono albume d'uovo, abbiamo usato 300 ml. Esatto. Non vi diamo le quantità caloriche perché ognuno di voi poi deve utilizzare le quantità che gli servono, ok? Quindi a vostra discrezione poi fate il calcolo di quanti albumi usate, il topping che utilizzate, no? Noi abbiamo usato 300 ml di albume, 100 grammi di farina d'avena. Esatto. Per fare il pancake velocissimo, lo cuocete in padella, lo girate e la Esatto. base è pronta. Se lo volete fare in padella, viceversa, se lo volete fare in forno, preparate la base della pizza, la mettete in forno, dopodiché ci mettete il topping, perché sennò ovviamente si brucia tutto. Se ovviamente però utilizzate la mozzarella, Esatto. magari già Nel forno è meglio. condite, magari prima cuocete la base, poi mettete su pomodoro, la mozzarella, un minuto fate Tanto per sciogliere. far sciogliere la mozzarella. No, Esatto, noi abbiamo usato i fiocchi di latte che con questo caldo sono anche belli freschi. no, va giù benissimo, sono buonissimi, terminano E bene. sì, passata di pomodoro, fiocchi di latte senza lattosio, quindi ancora più digeribili, e tonno in scatola Esatto. senza olio, quindi al Addirittura c'è naturale. anche a basso contenuto di sodio se uno vuole Esatto. fare il pignoletto. Ci volete, ripeto, mettere la verdura? Ci volete mettere la cipolla? Volete togliere il formaggio, usare solo... Insomma, questa è veramente una base che si presta a mille Veramente preparazioni. ottima. È Veloce, semplice veramente buona. ed è un'alternativa al pancake dolce. Sì, infatti, che va giù No? benissimo poi, tra l'altro. Va giù Quindi... veramente bene. Si potrebbe anche mangiare un'altra fettina. Io la Mangiamola, mangio. devi mangiarla tutta, Eh sì, quindi ma non ti preoccupare che la mangio tutta, guarda. Adesso adesso io come mi giro, op, e sparisce. sto andando tranquillo, Lui va tranquillo perché è inquadrato e non vuole far vedere con che velocità lui mangia, ma io eh. Io sono uguale. vorace. Sì, noi praticamente mangiamo quello che c'è nel piatto nel giro di un nanosecondo, non c'è già più. Però è veramente buona, eh? Gli altri continuano a mangiare, noi abbiamo già finito tutto. Buona. Ragazzi, Vale. anche per oggi vi abbiamo dato una bella idea. Anche qui noi vogliamo un sacco di like, quindi pollicino su, a piacere, Tantissimi. aiutateci a far sì che questo video venga visualizzato il più possibile. Continuate a iscrivervi, Iscrivetevi. continuiamo, ormai abbiamo passato i 6.000 iscritti, quindi andiamo alla grande. E se avete qualche dubbio, non vi ho detto, sì, ve l'avevo già detto prima, però volendo potete anche nella base utilizzare un pochino di bicarbonato, un pochino di lievito per far la base un po' più spessa. Però effettivamente vedete che già, Effetto pump. sì, effetto pump, però è già buona così. Quindi secondo me non c'è bisogno. No, così va Non benissimo. abbiamo utilizzato sale perché ovviamente il tonno è già salato. Se Esatto. utilizzate, potete mettere anche il prosciutto. Si può mettere di tutto. Ok. Quindi se utilizzate ingredienti che non hanno sale, magari nella base mettete un Un pizzico di pochettino di sale. sale, certo. Sì, Ok? ma anche nella passata c'è già un po' di sale, per cui è già Esatto. saporito a sufficienza. Sì, è già sufficiente. E basta, se avete dubbi ci scrivete, noi siamo sempre qui con voi e speriamo che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!